Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà ed io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 40, 30 maggio 1904. Trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando ed offrendo la passione di nostro Signore, specie la coronazione di spine, e lo pregavo che desse lume a tante menti accecate, che si facesse conoscere che è impossibile conoscerti e non amarti. Mentre questo dicevo, il mio adorabile Gesù è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto: Figlia mia, quanta rovina fa nelle anime la superbia? Basta dirti che vi forma un muro di divisione. Tra la creatura e Dio, e da mia immagine le trasforma in demoni. E poi, se tanto ti duole e ti dispiace che le creature siano tante accecate, che loro stesso non capiscono né vedono il precipizio in cui si trovano, e tanto ti sta a cuore che io le aiuti, la mia passione serve come vestito all'uomo, che gli copre le più grandi miserie, lo abbellisce e gli rende tutto il bene che per il peccato si era tolto e aveva perduto. O Dio, te ne faccio un dono affinché te ne serva per te e per chi vuoi tu. Nel sentire ciò mi è venuto un tal timore, vedendo la grandezza del dono,
E temendo che non sapessi utilizzare questo dono e quindi dare dispiacere allo stesso donatore, onde ho detto: Signore, non mi sento alla forza di accettare tal dono, sono troppo indegna di tal favore. Meglio tenetelo voi che il tutto siete e tutto conoscete. A chi è necessario e conviene applicare questa veste così preziosa e di immenso valore? Che io, poveretta, che cosa potrò conoscere? E se è necessario applicarla a qualcuno, e io non lo faccio, quale conto stretto non chiederete? E Gesù, non temere. Lo stesso donatore ti darà la grazia di non essere inutile il dono che ti ha dato. Credi tu che io ti faccio un dono per farti un danno? No, mai. Onde io non ho saputo che rispondere, ma sono restata spaventata e sospesa, riservandomi di sentire cosa ne pensava la signora Obbedienza. Si intende però che questa veste altro non vuol significare che tutto ciò che operò, meritò e patì nostro Signore. Dove la creatura trova la veste per coprirsi, la nudità spogliarla di virtù, le ricchezze per arricchirsi, le bellezze per rendersi bella ed abbellirsi, ed il rimedio a tutti i suoi mali. Onde, avendolo detto all'ubbidienza, mi ha detto che l'accettassi. Capitolo 41, 3 giugno 1904. Questa mattina, siccome non veniva il benedetto Gesù, mi sentivo tutta oppressa e stanca, onde essendo venuto mi ha detto: Figlia mia, non volerti stancare nel soffrire, ma fa come se in ogni ora incominciassi a soffrire, perché chi si lascia dominare dalla croce distrugge nell'anima 3 regni cattivi, che sono il mondo, il demonio e la carne, e vi costituisce altri 3 regni buoni, che sono il regno spirituale, il divino e l'eterno. Ed è scomparso. Continuando il mio solito stato, capitolo 42, 6 giugno 1904, per poco Gesù si faceva vedere da dentro il mio interno, prima lui solo e poi tutte e 3 le divine persone, ma tutte in profondo silenzio, ed io continuavo alla loro presenza il mio solito lavorio interno, e pareva che il Figlio si unisse con me, ed io non facevo altro che seguirlo, ma tutto era silenzio e non altro si faceva in questo silenzio che immedesimarsi con Dio. E tutto l'interno, affetti, palpiti, desideri, respiri di fede, diventavano profonde adorazioni alla Maestà Suprema. Onde, dopo aver passato qualche poco in questo stato, pareva che tutte e 3 parlavano, ma una voce sola si formava e mi hanno detto: Figlia diletta nostra, coraggio e fedeltà ed attenzione somma nel seguire ciò che la divinità opera in te, perché tutto quello che fai non lo fai tu, ma non fai altro che dare la tua anima per abitazione alla divinità. Succede a te come ad una povera che, avendo un piccolo tugurio, il re lo chiede per abitazione e quella lo dà e fa tutto ciò che vuole il re. Onde, abitando il re quel piccolo tugurio, contiene ricchezze, nobiltà, gloria e tutti i beni, ma di chi sono? Del re. E se il re lo vuole lasciare alla povera, che cosa le rimane? Le rimane sempre la sua povertà. Bene, 3 o 4 piccoli spunti di riflessione sulla base di questi scritti. Il primo, assai importante, è la rovina che opera nelle anime la superbia. Sentenza che Gesù pronuncia in occasione appunto della meditazione di Luisa sulla coronazione di spine, che è certamente stata finalizzata all'espiazione di tutti i peccati di pensiero, ma in particolare il vizio per antonomasia, il vizio satanico, la testa dei 7 vizi capitali, la testa del serpente, che è la superbia. I danni che produce la superbia sono veramente incalcolabili. Noi pensiamo sempre che incalcolabili sono i danni prodotti, cioè pensiamo sempre, chi si apre alla rivelazione, insomma, e capisce alcune cose, per esempio comprende la gravità dei peccati impuri, sa quali danni enormi questi mostri lasciano nell'anima, quanto tempo ci vuole per ripararli e per uscirne fuori. Ma la lussuria è il terzo vizio capitale, perché più danni della lussuria ne fanno i soldi e
è l'amore ai soldi, che è il secondo vizio capitale, ma più grande ancora lo fa la superbia, che è l'amore disordinato, dice San Tommaso, a se stessi e alla propria eccellenza, è il vizio che separa proprio da Dio, perché la quintessenza di questo vizio è farsi Dio di se stessi. E quindi, ipso facto, rifiutare, ecco, la sovranità di Dio su di noi, è farsi eco dell'urlo blasfemo e sacrilego di Lucifero: non serviam, io non ti obbedisco, io non ti servo, io non la faccio la tua volontà, io non accetto i tuoi disegni, io non voglio entrare nei tuoi disegni su di me e né sui disegni che è sull'umanità. Il peccato di Lucifero fu questo, a Lucifero non gli è andato bene quello che Dio aveva pensato per la creazione, gli è andato bene e ha fatto il finimondo. È un vizio sottilissimo, è un vizio orrido, direbbe Don Dolindo, orrido proprio, bruttissimo. Da mia immagine le trasforma in demoni. È una frase bruttissima quella che dice Gesù, ma drammaticamente vera, purtroppo. Ora noi sappiamo che qualche maestro di spirito ha detto che la superbia muore qualche minuto dopo la fuoriuscita dall'anima dal corpo, mentre il corpo muore subito appena l'anima esce, quella continua, come dire, a aleggiare un altro pochino, come olezzo infernale, ecco, confondendosi col fetore, con la puzza mortale della carcassa cadaverica di un uomo. Che tanto la superbia puzza molto di più della carcassa cadaverica di un uomo. E quindi nessuno deve pensare di essere esente dalle spire, a volte molto sottili e tenui, anche se potenti, di questo vizio. Però certamente ha dei gradi. San Bernardo scrisse i gradi dell'umiltà della superbia, ci ho fatto un articolo sul blog e qualche catechesi su questo. E si parte dalle piccole spie, tipo la curiosità, che secondo San Bernardo è un grado della superbia, perché la curiosità porta appunto ad andare a curiosare, a voler conoscere cose che non ti compete conoscere, siano esse divine o siano esse umane, quindi è contrario all'umiltà. Alle forme più gravi, che sono la disobbedienza, la ribellione, insomma, a Dio e alla sua volontà, che sono espresse, nei primissimi gradi, insomma, di questo mostro. Dio ci scampi e ci liberi da questo mostro. E facciamo in modo di intraprendere contro di esso una guerra senza frontiere, per dargli la morte in tutti i modi possibili. Gesù suggerisce, vedete, c'è un pochettino una eco di questa amara riflessione in quello che abbiamo ascoltato nel terzo capitolo, cioè il contrario della superbia, cioè di un'anima che vuole fare tutto da sé, vuole fare senza Dio. È l'anima che lascia operare Dio al 100%, questi sono gli ultimi gradi, diciamo così, della crescita interiore, no? E Luisa vive questa cosa, no? Dice: è venuto Gesù, però stava in silenzio, io non ho fatto altro che seguirlo. E che cosa faceva? Mi portava a medesimarmi con Dio, quindi il mio interno, gli affetti, i palpiti, i desideri, i respiri diventavano profonde adorazione alla Maestà Suprema. Lei non sa come, non sa quando, non sa perché. Ha vissuto questa cosa, in stato di abbandono. E Gesù le spiega: sta tranquilla, perché tu devi soltanto seguire ciò che la divinità operente si vede, no? Quindi questo è proprio il termine opposto
D'accordo? Cioè, l'anima è talmente diventata umile e abbandonata che non soltanto ubbidisce a Dio, fa sempre quello che vuole, lavora per vivere nella sua divina volontà, fa tutto quello che sopporta le umiliazioni, non si mette al centro dell'attenzione, le classiche cose che si fanno, insomma, non risponde male, tratta sempre con rispetto tutti, e non insulta, non grida, non urla, tutte quante le manifestazioni grossolane della superbia, no? E quindi non soltanto è docile a Gesù se capisce una cosa che Gesù vuole, la mette in pratica, la fa, ma si lascia completamente lavorare da lei, questo è anche l'ultimo stadio, no? Della vita nel divino volere, quando ormai la divina volontà fusa con la creatura veramente opera e fa suoi tutti gli atti della creatura, no? Quindi diventano divini anche i nostri respiri, i battiti delle ciglia, i palpiti del cuore, eccetera, eccetera. Perché? Perché se la divina volontà li ha fatti suoi, opera in noi, ecco, la cosa importante è che non si arriva a questo, cioè per passare dal polo nord al polo sud, perché così sono il primo e il terzo capitolo, bisogna fare tutto quanto la traversata del globo terrestre, insomma, no? Quindi ecco, togliamoci sempre dalla testa, ecco, quella idea sbagliata e fuorviante che queste cose succedono con un colpo d'occhio, insomma. Se va bene, adesso non voglio essere più superbio, quindi Signore fai tu e è finito il discorso. No, ecco, la superbia va presa di petto, va combattuta, va mortificata, va fare proprio una guerra senza quartiere. Dentro certamente anche il cammino e la volontà più generale di vivere nel divin volere fino ad arrivare a questo fine. Però appunto questo fine, l'anima umile è un'anima talmente dipendente da Dio, gioiosamente dipendente da Dio, oltre che obbediente, quindi ancora più che obbediente, dipendente, non mi muovo, non faccio neanche un passo, no, arriva come la Madonna che prova a dire la mia volontà non la voglio proprio conoscere. D'accordo? Quindi più umiltà di questa, insomma, non è possibile averla. Uno sguardo al secondo capitoletto prima di concludere, brevissimo ma intensissimo. Gesù dice: non ti stancare di soffrire, ma fa come se in ogni ora cominci a soffrire, perché ci sono due generi di anime: chi si fa dominare dalla croce e chi non si fa dominare dalla croce. Ci sono questi due, il mondo è diviso in questi due gruppi di persone. Sappiamo bene cos'è la croce. Ogni minima forma di sofferenza spirituale, morale, psicologica e corporale, sensibile. Ovviamente sofferenza non fine a se stessa, sofferenza che viene accolta come dono di Dio e quindi, come dire, trasformata in croce proprio dalla volontarietà con cui la si accoglie una certa sofferenza o con cui ci si carica per amore di Gesù di una certa sofferenza, al fine di vivere come lui vuole da amici della croce. Chi fugge la croce dà spazio al regno dei tre nemici dell'anima, che sono il mondo con i suoi idoli, il demonio con la sua astuzia, cattiveria e superbia, e la carne con le sue licenze e passioni, i piaceri sensibili. Con il mondo ci sono gli idoli, possiamo, tornando all'esempio di prima, perché questi sono simboli dei tre vizi capitali, la superbia è il demonio, il mondo è l'avarizia, sono i soldi, la carne è la lussuria e la gola e annessi e connessi. Ora, vedete, questi tre regni hanno
come dire, un controaltare nei tre regni buoni, interessanti, come li chiama Gesù, ognuno di essi opposti a uno di quelli, no? C'è un regno carnale e c'è un regno spirituale, certamente. C'è un regno demoniaco, ci si assoggetta al demonio o a Dio, è un regno divino. E c'è un regno temporale, secolare, destinato a finire come tutte le cose di questo mondo, e c'è un regno eterno. Ora, tante volte Gesù nel Vangelo dice: non potete servire Dio e il denaro, per esempio. Ci sono i figli del regno e ci sono i figli del maligno. Dice le stesse cose, no? Non potete servire Dio e il denaro significa che c'è un regno eterno e c'è un regno temporale. Se vuoi immergerti nel regno temporale, tante volte il Papa fa le prediche sui soldi, su tutto quanto il mondo, e ne si è connesso alle leggi. I soldi sono proprio la quintessenza di tutto quello che può essere oggetto di desiderio per goderti la vita terrena, cioè cose che passano. Cioè, i soldi non sono la felicità, semplicemente per un fatto che dopo 100 anni, da quando sei nato, tu devi andare al cimitero e tutti i beni che ti sei, tra virgolette, goduto con i soldi, li lasci tutti quanti qui e i soldi non te li porti da un'altra parte. Ecco, a fronte di questo regno temporale c'è cioè il regno eterno. Anche la povertà evangelica, che cosa rappresenta? Che a me, che io ci sputo sopra alle cose che passano, non mi interessa stare con le cose che passano, ma fin da qui cerco ciò che dura in eterno. Quindi darò attenzione alla preghiera, a Dio, alla divina volontà e non solo perché questo mi resterà per tutta l'eternità, ma perché se il mio distacco dal mondo e dalla terra è totale, avrò il mio paradiso terrestre qui, quindi comincerò qui a gustare quanto è buono il Signore. Abbiamo letto durante il Salmo responsoriale della messa di ieri. Poi c'è la carne. Sempre il Vangelo di ieri, no? È lo spirito che dà la vita, il regno spirituale, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, no? La carne. Qui con carne si intende non soltanto, insomma, l'uomo carnale, inteso in senso fisico, diciamo così, con i vizi della lussuria e della gola, per farci capire, ma qui si intende quel carnale che di cui parla San Paolo e di cui già si parla nell'Antico Testamento, no? Dice che l'uomo è carne. Essere carnale significa semplicemente avere un modo di pensare, di modellato sull'umano. È proprio l'uomo carnale, potremmo anche chiamarlo l'uomo che vive di umana volontà. Ragiona terra terra, no? Quando Gesù disse a Nicodemo, dice, ma com'è che devo rinascere dall'acqua, che devo rientrare, che faccio, rientro nel grembo di mia madre? Gesù gli dice, tanto è buono, fi rinascere d'acqua e da Spirito Santo, perché ciò che è nato dalla terra è terra e ciò che viene dallo Spirito, ciò che è nato dalla carne è carne e ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. C'è sempre questa doppia dimensione, no? Ma noi possiamo essere carnali o spirituali, quindi non soltanto perché completamente distaccati dai vizi bassi che devono farci venire soltanto che da vomitare, d'accordo? Per la loro propria bassezza, ma staccati anche da ogni criterio umano di pensare, di valutare, per essere spirituali, sapienti, soprannaturali, saggi nel nostro modo di agire. Ecco. E poi c'è il demoniaco e il divino. I figli del regno e i figli del maligno. Quali sono le caratteristiche del diavolo? Oh, il diavolo è superbo e quindi ha dei modi di procedere arroganti,
sprezzanti, il diavolo insulta, ecco, divide, urla, grida, no? Oltre che molto superbo è anche molto iracondo il diavolo, si arrabbia molto facilmente. Pensiamo allo stile divino di un Gesù e di una Maria, no? Parlate da me che sono mite e tu mire di cuore. Lo stile divino, santo curato d'Ars, insomma, che diceva con molta umiltà: io non mi sono mai arrabbiato in vita mia. Questo modo divino di vivere che tanto ci attrae, no? Questo modo che sfugge al demoniaco continuo che c'è nel mondo, no? Basso. Siamo tutte quante le chiacchiere che si fanno, no? Le chiacchiere tra la gente adesso su questi social network, non gli diamo gli epiteti, insomma, perché facciamo finta che siano neutrali come tutte le cose che esistono in questo mondo, poi dipende dall'uso che uno ne fa a trasformarli in positivi e negativi, no? Ma le cose che si vedono e che si sentono in continuazione sono inqualificabili. Cos'è un chiacchierone? È uno spirituale? No, è un demoniaco un chiacchierone. Io ho avuto modo di raccontare tante volte, di parlare con qualcuno. San Francesco d'Assisi si scoprì che un frate era lussurioso, aveva fatto un brutto peccato impuro, gli faceva fare una penitenza che se la ricordava tutta la vita, d'accordo? Ma poi, se era pentito, lo riammetteva nell'ordine. Ma se c'aveva un chiacchierone, un detrattore, lo sbatteva fuori senza nessuna pietà. Perché diceva: tu non fai soltanto del male a te stesso, tu mi distruggi l'ordine con una settimana. E tu non puoi stare qui dentro, essendo così. Diaballo in greco significa colui che divide, no? La chiacchiera. Il fango che si getta. Allora noi dobbiamo scegliere. Se vivere da mondani, da diavoli o da carnali, o se vivere da spirituali, divini, e fermare le cose su quello che è eterno, non sul mondo, che passa. Questa è una scelta da farsi. Bene, se la scelta è la numero 2, dobbiamo abbracciarci tutte le croci possibili, perché la croce fondamentalmente ci distacca dalla terra, perché ce la fa apparire per quello che è. Ci spiritualizza, e ci mette con la bocca nella polvere, facendoci imparare l'umiltà, la mitezza e la pazienza, e quindi ci dedemonizza, diciamo così. E poi chiaramente ci spiritualizza e ci allontana dall'essere carnali, non soltanto perché ci distacca, ecco, dalla lussuria e dai piaceri terreni, ma perché l'uomo che ha sofferto diventa spirituale, diventa sapiente, sa vedere le cose in maniera soprannaturale. E quindi continuiamo ad essere, per quanto possiamo, o diventiamo più che possiamo, amici della Santa Croce. Bene, Santa Vergine Maria, nostra vita, e amata del nostro cuore, di tuoi figli e devoti, e ti chiediamo, ecco, ringraziandoti, ecco, di giungere a quella stessa tua umiltà che ti fece completamente consegnata alla Divina Volontà, di prenderci per mano e di guidarci sul cammino della croce che ci porta a questo grande obiettivo, e di preservarci, tu che sei l'umilissima per antonomasia, dalla peste bubbonica, dal tarlo, dal male dei mali che è la superbia. E se ne vedessi qualcuno in noi, ti preghiamo, fa qualcosa, mettici in situazioni, scatena qualcosa, cioè, liberaci, aiutaci a liberarci da questo mostro demoniaco che fa soltanto che danni e orribili devastazioni nelle nostre anime.
della divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.